Oggi siamo presenti qua per presentare un po' l'accordo che in questi mesi ci ha portato a realizzare diversi servizi di innovazione. Il più innovativo riguarda il recupero dell'archivio storico della rivista, che ha più di 70 anni e che con molto interesse ha portato a realizzare un'applicazione dedicata appunto alla consultazione di questo archivio storico. È chiaro che l'ente dello spettacolo è un po' il punto focale di questo mondo del cinema e quindi noi ci aspettiamo che attraverso di loro ci sia la possibilità di integrare anche altre riviste di questo ambiente per creare veramente una comunità sul mondo del cinema che possa in qualche modo mettere a fattor comune tutto il mondo del cinema italiano dalle origini ai giorni nostri.